io faccio l'educatore e il mondo degli educatori è un po' particolare. A volte ci piace stare lì a guardarci, a dirci che abbiamo fatto un intervento come doveva essere fatto, che magari una parola che abbiamo detto, abbiamo anche la presunzione che sia stata un'illuminazione per qualcuno, che riusciamo a cambiare la vita di qualcuno anche con una semplice parola, con un gesto, con il modo in cui mi pongo. Mi è capitata una cosa un giorno, che ero seduto a tavola e mio figlio, Zeno, aveva 4 anni, dice: io la minestra non la mangio. Ma Zeno, la minestra la devi mangiare. No, io la minestra non la mangio, non la voglio. Zeno, ma la minestra ti fa bene, c'è anche la verdura. Appunto, io non la voglio, sì, ma non si sente. C'è, ma non si sente, mangiala, ti fa bene. Zeno, devi mangiare, altrimenti non va bene, devi crescere. Io non la voglio. Va bene. Al va bene, Zeno prende il cucchiaio e arrabbiato inizia a mangiare la minestra. Zeno, perché stai mangiando la minestra? Perché tu mi hai detto di mangiarla. Sì, ma tu hai detto che non la volevi. Aveva capito tutto. Io l'ho capito dopo. Aveva capito tutto. Perché io avevo detto va bene, ma non arrivava va bene, arrivava qualcos'altro. Ci sono diversi approcci, non ci si muove verso un problema, verso una situazione, verso un'altra persona, tutti alla stessa maniera. Mi sembra chiaro, ma se è così chiaro, perché non lo facciamo? Racconta la ricercatrice Mary Ellen Immordino Young che una volta una bambina della classe seconda della scuola primaria, di fronte a un problema apparentemente semplice, una bambina anche di quelle, lei dice, che solitamente dava soddisfazione alle insegnanti, il problema diceva: si può parcheggiare una macchina larga 2 metri in un garage largo 2,5 metri? La bambina, dopo aver pensato per molto tempo a tutto questo, ha risposto no, perché se quella persona parcheggia la macchina larga 2 metri in un garage largo 2,5 metri, non può aprire la portiera. La risposta è giusta o sbagliata? Dipende. La bambina non era legata solamente al problema matematico, 2,5 metri, 2 metri, sì, no. Ha probabilmente smontato il problema e l'ha ricostruito tenendo di conto delle sue conoscenze, diremmo della sua cultura, ma la usiamo troppo questa parola, bisogna smettere, delle sue conoscenze, delle sue esperienze, di quello che aveva visto, dei film, dei cartoni, delle cose che aveva sentito, dei problemi che magari aveva incontrato la sua famiglia o qualcun altro. E la risposta era no. E infatti, giustamente, l'insegnante prese quella risposta come buona. Poi c'è tutto il capitolo delle emozioni. E questo complica moltissimo le cose, perché oltre alle mie, io sono influenzato dalle emozioni di chi mi sta intorno, dai percorsi mentali di chi mi sta intorno, io vengo influenzato. Le emozioni incidono tantissimo sulle prestazioni. Le emozioni incidono ancora di più sulle relazioni. Sono l'elemento che molto spesso le determina. Tornando al discorso, quando mi vuoi dire che una cosa va bene, dimmi che va bene. Io spesso, per vedermi come genitore, nel mio lavoro educativo, guardo i miei figli, guardo Zeno e guardo Dora, e cerco di capire in che modo loro avviano le loro relazioni. Perché il modo in cui loro avviano le loro relazioni con le altre persone, siamo io e la loro mamma. È chiarissimo. È come se fosse disegnato lì davanti. Quando io guardo come si muovono nelle relazioni i miei figli, io difficilmente sento le parole che ho detto, le belle frasi, le cose a effetto, ma ci vedo
il modo in cui l'ho detto, la parte di emozione che ho usato per caricare quelle frasi, quella passa. E non solamente quando sono rivolte a loro, quando sono rivolte un po' a tutti. Ma a un certo punto, facendo teatro da anni, a un certo punto, sbam! Incontro il clown. Incontro il mondo del clown. Lo incontro a varie distanze, alcune distanze più lunghe, alcuni incontri sono più ravvicinati. Incontro Slava Polunin, un grandissimo, incontro Paolo Nani. Incontro molto più vicino André Casaca e gli altri clown del Teatro Cart e ho l'occasione di vedere i clown che lavorano con i bambini. Ed è un qualcosa di meraviglioso. Allora piano piano ho iniziato a camminare da clown nel mondo dell'educazione. Non faccio il clown. Non lo faccio, non faccio spettacoli. Ho iniziato a camminare come un clown nel mondo degli educatori. Ho visto delle cose meravigliose. Ho visto dei risultati meravigliosi. Ho visto dei bambini che mettevano sopra un palcoscenico di 2 metri per 1 un conflitto che magari c'era stato qualche giorno prima e che non aveva avuto, non dico una soluzione positiva, ma un progresso, era rimasto lì. L'ho visto mettere in scena e trovare delle possibilità che qualche giorno prima non erano neanche immaginabili o immaginate. Probabilmente erano immaginabili, ma non immaginate. Ho visto bambini e bambine che per vari motivi non avevano mai parlato, come sto facendo io, in classe. Ma li ho visti giganteggiare dietro un naso rosso e li ho visti comunicare delle cose che io mi sarei sognato. E li hanno visti i loro compagni, le loro compagne, le loro insegnanti. E da quel momento si è innescato un meccanismo che ha fatto sì che dopo un po' arrivassero anche le parole. Ho visto dei risultati meravigliosi, soprattutto quando ho capito che quelli non erano risultati, erano inizi, perché da lì partiva qualcos'altro. Da questo solitamente scaturisce una risata e va benissimo, la risata è fondamentale. Non vi sto a parlare di tutto quello che c'è intorno allo studio sul ridere, ma è una cosa incredibile. Nel clown si lavora tantissimo con il corpo che noia, lo usiamo sempre per fare le stesse cose, sempre. Quando si lavora sul clown, a volte al corpo chiediamo di guidarci, gli chiediamo che sia lui a portarci da qualche parte, vediamo fin dove può arrivare. Vediamo cosa succede quando siamo in un posto dove non poteva arrivare. Cosa succede? Cosa scatta? Lecoq, un grandissimo pedagogo teatrale, diceva: a volte il corpo sa delle cose che il cervello ancora non sa. È meraviglioso. Ho iniziato a fare questo lavoro. L'ho chiamato la pedagogia clown. Non ho inventato niente, nulla. È che ho fatto una cosa e per me è stata stupenda, e ho pensato che fosse bella da raccontare, perché magari è una cosa che riguarda poche persone, che riguarda quei 2 bambini lì, quei 5, ma per loro probabilmente è una cosa grandissima, e a me interessa, mi va bene quello, mi serve quello. Nella pedagogia clown il lavoro è quello di costruire insieme qualcosa. Il lavoro è quello di sfuggire da tutti i meccanismi dei pregiudizi. Quando si fa il clown, si fa il clown. I clown costruiscono insieme, quello che uno propone, l'altro lo accoglie e così via. Si fa questo lavoro tutti insieme, dopodiché c'è il momento in cui ognuno, col suo bel naso, si mette sul palco, da solo. E lì si fa un lavoro di mediazione tra l'ascoltare e l'essere ascoltati. Voi siete il pubblico
fate il pubblico, è più difficile che fare l'attore. Lo facciamo, dobbiamo imparare. Io sono qui, sono solo, ma io sono la persona che in questo momento raccoglie l'attenzione degli altri che mi stanno guardando. Poi cambiamo. Ma ci dobbiamo educare a questa mediazione. Questa mediazione è fondamentale. Tutto questo, alla fine, è un movimento verso la pluralità delle possibilità. Cercare di costruire il maggior numero di possibilità. Heinz von Förster diceva: questo è il mio imperativo etico, creare situazioni in cui il numero delle possibilità si accresce, deve crescere, perché quando si costruisce insieme qualcosa ci prendiamo una responsabilità e si fugge da quella logica malata dell'obbedire e, peggio ancora, si fugge da quella logica malata del voler comandare, né obbedire né comandare. Il clown lavora sulle cose che non si vedono. Ci sono le cicatrici. Le cicatrici si vedono e servono perché raccontano chi sono, raccontano cosa ho fatto. Luis Madeira scriveva: amo l'ambivalenza poetica di una cicatrice, perché dice: qui sono stata ferita e qui sono guarita. È importante. Ma il clown lavora su altro, quello che non si vede. Quello che non si vede. Abraham Wald era un ungherese che fu chiamato durante la Seconda Guerra Mondiale dal governo britannico. Perché? Perché troppi aerei britannici venivano abbattuti dalla contraerea, dagli altri aerei. E allora fu chiamato per capire dove andavano rinforzati gli aeroplani. Ma gli aeroplani non si possono rinforzare molto, perché poi devono essere agili, devono volare. Allora Wald cominciò con i suoi collaboratori a esaminare tutti gli aerei che rientravano, i fori dei proiettili. Costruì una mappa con la forma dell'aeroplano e iniziò a segnare di nero i punti dove gli aerei che rientravano venivano colpiti. Alla fine aveva una mappa dove si vedeva dove tutti gli aerei erano stati colpiti. Wald disse: rinforzate le parti bianche. Come rinforzate le parti bianche? Gli dissero. Certo, perché gli aerei che sono rientrati sono stati colpiti, ma probabilmente sono stati colpiti in alcuni punti che non sono necessari per volare. Gli aerei che non sono rientrati, molto probabilmente, sono stati colpiti nelle parti bianche, quelle che noi non vediamo. Sono quelli i punti da rinforzare. Sul clown si fa la stessa cosa. L'approccio pedagogico clown segue il ragionamento di Abraham Wald. Si lavora su quello che non si vede. E per fare questo ti offro una protezione, un piccolo naso rosso. Perché con un naso rosso tu puoi decidere chi sei in quel momento, puoi sperimentare, puoi cambiare idea. Puoi essere diverso da quello che eri prima, puoi essere diverso da quello che vorrai essere dopo, potrai rifare quello che hai già fatto. Il naso rosso ti mette, ti apre e ti mette a disposizione di tutti, ma è la più piccola, ma la più potente difesa che possiamo avere contro qualsiasi attacco. Grazie.